Tra i relatori avrebbe dovuto esserci Anna Maria Ghinet, che non so bene se pronuncio bene il suo nome, ideatrice del coaching energetico e della riprogrammazione energetica del punto zero, e lei non ha potuto partecipare perché ha avuto un contrattempo, ma ci ha lasciato in dono, eccolo qui Giuseppe, che ho fatto io il pasticcio. Eccoti, ciao, Buonasera ciao, scusa, a tutti, anzi buongiorno, è ancora presto. ciao caro, ben arrivato. Stavo cercando il link della meditazione di Anna Maria, che è una mezz'ora di meditazione guidata per la pace nel mondo con la riprogrammazione energetica del punto zero, che adesso magari poi Giuseppe ci racconta un attimo di più. Bene, allora, due piccole parole di presentazione, perché io ci tengo molto. Allora, Giuseppe è una di quelle persone che io conosco virtualmente dalla notte dei tempi, penso che saranno 15 anni, cosa sono 10 anni, dal 2007-2008, passaggio dopo passaggio ho incontrato Giuseppe, che è stata un'altra delle persone che mi ha dato grandi, grandi ispirazione. E ho avuto anche la fortuna, uno dei quei rari casi, di conoscerlo poi di persona, perché sono passata a Malta e quindi ci siamo visti, è stato uno di quegli incontri brevi, ma che poi insomma ti fanno sempre piacere, e quindi ti rivedo sempre con grandissimo piacere, anche se devo dire, si vede che hai, sono passati gli anni per te e per me, perché barbetta bianca non me la ricordavo, quindi È la mia trasmutazione, la mia lenta trasmutazione in mago Merlino. ah, sai, Cacciatori, brava. E infatti, per quanto riguarda la riprogrammazione energetica del punto zero di Anna Maria, che tu mi chiedevi, Anna Maria, lo dico per chi non lo sapesse, è la mia business partner con la quale teniamo la scuola di coaching energetico e praticamente tutti gli altri corsi, perché c'è la mia parte teorica, che sarà quella un po' che vedremo in questa mezz'ora in cui do le informazioni, e poi c'è la parte trasformativa che è la sua. E la parte trasformativa viene attraverso le riprogrammazioni energetiche del punto zero, che sono sempre state quelle di portare le persone sul campo del punto zero, che è il campo della non dualità, dove tutte le energie vengono neutralizzate. Punto. Questo diciamo in breve. Poi, se andiamo troppo nello specifico, la mezz'ora non basta e quindi non riesco a darvi anche lo strumento che volevo darvi io per oggi. Allora, intanto ringrazio tantissimo Erika, ringrazio il tuo team, ringrazio tutte quante le persone che sono presenti in sala. Purtroppo, giusto per dire qualcosa in più su come ci siamo conosciuti e come, e chi sono, io sono un autore e ricercatore con il focus sul rapporto tra spiritualità e ricchezza, e da questi miei studi è nato il percorso di Ricchezza Vera, dove ci siamo conosciuti, ricchezzavera.com. Nel frattempo, in questi quasi 20 anni di Ricchezza Vera, abbiamo, no, sono 15 anni, perché dal 2007 al 2022 sono 15 anni, però il mio percorso è nato un pochino prima. C'è stata la pubblicazione del libro Ama e arricchisci te stesso, che consiglio a tutti. A parte questo, abbiamo tenuto corsi insieme ad Anna Maria in tutti i continenti del mondo, tranne Antartide e Australia, e abbiamo tenuto oltre 100 training nell'Energetic Club. Insomma, comunque ci siamo dati da fare su questo aspetto della crescita spirituale. Adesso siamo arrivati in una fase molto importante di questa nostra evoluzione intesa come umanità. Ovviamente ognuno ci arriva a un livello diverso e quindi comunque è compito nostro dare una mano a noi stessi e anche agli altri, come diceva prima qualcuno dei relatori, adesso non ricordo chi, che comunque qui siamo, ogni volta facendo questo lavoro aiutiamo prima di tutto noi stessi e poi anche gli altri. Sicuramente sentiamo proprio la missione, il famoso Ikigai, quella cosa ci fa alzare dal letto, e infatti anche con 38 di febbre, anche dopo che ho dormito dalle 6 di pomeriggio di ieri fino alle 7 di stamattina, insomma, perché lo si fa una cosa del genere? Perché lo si sente forte dentro il cuore come missione. Per questo mio intervento, che purtroppo dovrò parlare molto veloce perché il tempo è tiranno, sono già passati 5 minuti, va bene, cercherò di essere rapido. Devo dare dei presupposti, cioè non posso parlare a tutti, devo dare dammi come dati alcune ipotesi, sai? Sono quei dati per presupposto, cioè non sono cambiabili, non sono discutibili, non sono da mettere in discussione. Quindi la prima ipotesi barra presupposto è che noi creiamo la realtà. Quindi la realtà è soltanto una risposta, una proiezione ologrammatica di quello che è il nostro mondo interiore, e agisce come una metafora. Quindi, allo stesso modo in cui i nostri sogni
li possiamo interpretare come se fossero delle metafore del nostro subconscio, anche la vita reale funziona allo stesso modo. La famosa domanda marzullesca, se i sogni sono la realtà, eccetera, eccetera, e funziona così, nel senso che la realtà è fatta e composta dalla stessa essenza dei sogni, e questo lo possiamo vedere nel film meraviglioso di Leonardo DiCaprio, Inception, lì si vede molto bene come funziona la realtà. Quindi, alla luce di questo primo presupposto, possiamo dire anche che la guerra fuori è una proiezione del nostro mondo interiore, quindi è la proiezione della nostra guerra interiore, e vedremo in questo mio intervento che tipo di guerra è. E poi, un altro presupposto fondamentale da comprendere e da accettare è che la nostra, qui dentro a questo corpo c'è un'anima, e nel corpo di ognuno di noi, e l'anima è qui per evolvere, punto. Non se ne frega di nient'altro, non ha il nostro stesso concetto di positivo e negativo, per cui, se noi evolviamo attraverso la consapevolezza o se noi evolviamo attraverso la sofferenza, in ogni caso per la nostra anima va bene. Quindi la nostra bravura in quanto esseri incarnati è proprio quello di evolvere attraverso la consapevolezza. In questo modo possiamo prevenire eventi dolorosi sia nel microcosmo della nostra vita di singoli, quindi per esempio sofferenza di amore, sofferenza per il distacco da un caro, sofferenza di malattie, sofferenze per la salute, per le finanze, eccetera. E in senso macroscopico la sofferenza avviene attraverso la pandemia, la guerra e cose che più o meno destabilizzano un po' tutto il pianeta. Quindi il primo problema è capire questa guerra, no? Di che cosa ci fa specchio. Intanto potremmo ipotizzare, questo non è certo, ma io credo che sia così, che qui siamo di fronte al famoso Armageddon, quello di cui si parla nella Bibbia, che sarebbe la fine dell'Apocalisse, quindi sarebbe la guerra finale tra il bene e il male. Ora, la guerra quindi è tra il bene e il male, e in ogni caso, lo stiamo vedendo anche da come i media ci presentano la situazione, no? Adesso c'è il cattivo che sarebbe Putin, che combatte contro il bene, che sarebbe la NATO. C'è poi un'altra narrativa, quella più, diciamo, potremmo definirla complottista, che è quella che dice che il deep state americano, capeggiato in questo momento da Biden, che è soltanto un burattino, ma che comunque rappresenta quel tipo di potere oscuro, quindi vabbè, senza dare maggiori dettagli, chi conosce il deep state sa di cosa sto parlando, di proprio lo schifo dello schifo, e quindi il buono sarebbe Putin, e quindi comunque siamo sempre all'interno della lotta tra bene e male. E quindi, come dicevano anche alcuni relatori prima, in particolare Luigi Miano, diceva che siamo all'interno di una bipolarità, all'interno di due poli, e finché saremo all'interno di questi due poli, noi saremo all'interno della trappola. Quindi parteggiare, leggo per esempio, pure voi avrete degli amici che stanno scrivendo su Facebook: ah, allora cancellatemi se voi pensate che Putin sia buono, ah, cancellatemi se voi pensate che Putin sia cattivo. E quindi praticamente queste persone che vivono completamente immerse nella polarità non si rendono conto che è lì la fregatura, è lì che sono scivolati sulla buccia di banana. Che voi possiate trovare tutte quante le prove a sostegno del fatto che Putin sia buono o cattivo, o che Biden sia buono e cattivo, non significa che non sia proprio quello che vogliono loro. Cioè, il potere forte che è dietro Putin e il potere forte che è dietro Biden convergono in un unico potere, che è quello del burattinaio, che vuole che noi abbiamo una certa reazione. Quindi, come posso dirlo? Quindi diciamo che è la reazione la cosa che è voluta, non è la guerra in sé per sé. La guerra è uno strumento, del resto adesso si parla della guerra perché, diciamo, chi la sta promuovendo non è quello dalla parte di quelli che detengono i media, però sappiamo bene che è una stessa guerra nella quale per 8 anni ci sono state, gli stessi conflitti, però con, diciamo, un governo che attaccava i cittadini russi, e adesso ci stanno i russi che stanno rispondendo, e quindi adesso tutti qui in Occidente siamo impauriti per la guerra, ma qualcosa che già esisteva prima. Quindi, così come anche l'influenza, la pandemia, c'è sempre stata l'influenza, adesso però per la prima volta i media hanno portato l'attenzione su questa influenza e l'hanno fatta diventare quella che poi abbiamo vissuto in questi anni. Quindi,
cosa è vero, cosa non è vero, ciò che conta non è ciò che è vero, ciò che non è vero, ciò in cui vogliamo credere, ciò in cui non vogliamo credere, perché su internet ora potrete trovare tutte le prove a sostegno di una cosa o dell'altra, che il Covid non esiste proprio, che il Covid è la peggiore delle influenze, eccetera. Ciò che conta è fare attenzione a non cadere in questa trappola e in questo intervento spero di riuscire a dirvi come. Allora, la soluzione è riuscire a far pace appunto tra la parte che riteniamo buona e la parte che riteniamo cattiva. Per fare questo grande salto quantico bisogna passare dalla mente al cuore innanzitutto e una volta che siamo passati dalla mente al cuore dobbiamo procedere a fare il perdono di quella parte, tra virgolette, cattiva. Ora, per chi ha avuto un'immagine negativa di Putin o del Deep State, a perdonare tali nefandezze, abusi sui minori, guerre, uccisioni, avvelenamenti, eccetera, eccetera, dice, è razionalmente impossibile fare una cosa del genere. Quindi, però, qual è il grande salto quantico? Adesso vediamo, vi darò degli strumenti cognitivi per poter operare a questo salto quantico. Però il salto quantico qual è? Quello che ci disse Gesù, ossia disse: amate i vostri nemici e fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono e pregate per coloro che vi trattano male. Quindi, come si può perdonare il male? Il passaggio dalla mente al cuore, come dicevo prima. E poi bisogna anche però aprire i cancelli della mente per poter permettere il passaggio al cuore. Per aprire questi cancelli bisogna comprendere che anche il lato oscuro opera a favore della luce. Durante una delle mie esperienze sciamaniche, lo sciamanesimo è stata poi quella, diciamo, il momento spirituale che mi ha dato più, consapevolezza in questi 20 anni di ricerca. E una volta in un contatto diretto con, l'essenza, mi disse: ricordati sempre che dietro le banche e dietro i governi ci sono sempre io. E quindi questa cosa mi sconvolse abbastanza, perché dicevo: ma com'è possibile che dietro le banche, che è la cosa più infima e schifosa che posso pensare, o dietro i governi, ci sia Dio? E sta cosa mi ha un pochino, diciamo, mi ha scosso parecchio. Però poi dopo, col tempo, ho capito che era vera. Quindi, quello che bisogna comprendere è che il lato oscuro, con quello che sta facendo in questi anni, sta inasprendo, sta aumentando la polarità negativa. Il suo ruolo è di fare questo, quindi farci vivere queste esperienze che abbiamo provato in questi anni, e lo fa con il solo scopo, a un certo livello ne sono assolutamente consapevoli, con il solo scopo, il famoso triangolo dell'occhio che tutto vede in cima alla piramide del dollaro. Il solo scopo è quello di farci evolvere e di fare proprio questo passaggio di cui vi sto per parlare. Quindi, la polarità negativa è qui per farci ascendere. Poi lasciamo stare che tra il triangolo illuminati, tra virgolette, degli illuminati e quelli che ci stanno sotto, quindi i vari governatori di basso livello, i vari parlamentari del Parlamento italiano che valgono come l'asso di bastoni e briscola. Ti faccio contenere sulla parte delle valutazioni perché abbiamo preso l'impegno di non polarizzarci a nostra volta, quindi rimaniamo sulla parte di dove vogliamo andare, quindi per arrivare alla parte positiva. Sì, ma penso che per poter passare alla parte positiva bisogna anche avere il coraggio di passare nell'ambito delle ombre. È un passaggio obbligatorio per me. Comunque, negli eventi, diciamo, della nostra vita, i problemi nascono, sono di 3 tipi, almeno in psicologia vengono considerati così, e sono i tipi di problemi con controllo diretto, che sono quelli che dipendono direttamente da noi, quelli con controllo indiretto che dipendono dagli altri, e poi ci sono gli eventi fuori controllo, come possono essere la guerra, la pandemia, eccetera, eccetera. Questo tipo per tutti quanti questo tipo di eventi, però, invece possiamo fare qualcosa sempre. E cioè possiamo sempre chiederci che cosa posso fare io in questa situazione. Quindi, anche nel caso in cui il problema sia fuori controllo, come può essere la guerra, posso avere questo tipo di reazione. Questo lo si fa per riportare il nostro potere dentro di noi. E per questo motivo, molto brevemente, perché sento la pressione, ma comunque un quarto d'ora ce la possiamo fare, vi racconterò brevemente la storia di Viktor Frankl, che è uno psicologo. Lo conosci? Beh, è uno psicologo determinista freudiano. Il determinismo prevede che diciamo, le cose che determinano la natura umana sono fondamentalmente i tre tipi, e sono il determinismo genetico, quello psichico, che è quello poi freudiano, e quello ambientale, cioè praticamente il nostro. L'uomo è frutto del DNA, quindi genetico, è frutto delle esperienze della propria infanzia, quindi con i propri genitori, o è frutto dell'ambiente. Quindi ci sono questi stimoli esterni, che
che sono il DNA, l'infanzia, i genitori, eccetera, e ci sono gli stimoli esterni che quindi determinano chi siamo. Questo non è vero, non è vero perché è stato testato sugli animali, ma noi non siamo come gli animali, ed è stato testato su persone con delle psicopatie molto gravi, quindi schizofrenici e cose di questo tipo. E quindi una persona normalmente risvegliata non ricade necessariamente in queste tre categorie. Una persona risvegliata è una persona che invece può fare un altro tipo di passaggio, che è quello che fece proprio questo Viktor Frankl. Lui era nel campo di concentramento, si trovava in nudo nella sua cella ed ebbe in quel momento la percezione della più grande e profonda delle libertà umane. E questa grande libertà è lo strumento di cui ti parlavo, e cioè è che tra lo stimolo esterno, lui, Frankl, comprese che tra lo stimolo esterno che poteva provenirgli dalla situazione in cui si trovava, e che era forse la più drammatica che si possa immaginare, e la sua risposta, in mezzo c'era questa libertà, cioè la libertà di scegliere come rispondere. Quindi non esiste soltanto lo stimolo-risposta come tutte quante le teorie deterministiche, ma esiste la libertà di scegliere come rispondere. Ed è questa la libertà che noi dobbiamo esercitare, dobbiamo imparare a esercitare. Quindi anche di fronte a un qualche problema senza controllo, come può essere quello della guerra, possiamo esercitare il nostro grande potere di scegliere la risposta allo stimolo. Quindi il lato scuro ci sta stimolando in tutti i modi ad avere paura delle guerre, paura del Covid, paura delle pandemie, eccetera. E noi dobbiamo sviluppare l'abilità di reagire solo dopo aver esercitato la nostra libertà. Cioè noi scegliamo di non reagire come vogliono che loro che noi reagiamo, ma di reagire, per esempio, come diceva la dottoressa Versace all'inizio, oppure con la gratitudine, come diceva Anna Katia, oppure reagire come forse diranno anche gli altri relatori dopo. Quindi quello che voglio ricordare con questo mio intervento è che noi viviamo all'interno di un teatro, e non solo un teatrino o una giostra qualsiasi, è proprio una giostra che è stata messa qui apposta per noi, per la nostra evoluzione. Quindi non sentiamoci mai dimenticati da Dio, perché non potrà mai essere questo. Noi veramente siamo i figli di Dio, e Dio ci tiene particolarmente a noi, ad ognuno di noi. E una volta compreso questo, secondo me sarà molto più facile comprendere che il lato oscuro in realtà è al nostro servizio, e quindi possiamo finalmente fare quello che diceva Gesù, ossia perdonarlo e avere compassione nel momento in cui vediamo delle persone disperate, come possono essere questi capi politici di cui ho fatto accenno prima. Ricordiamoci che attraverso, diciamo, il perdono di questo lato oscuro poi possiamo trascendere la polarità e fare quello che è il definitivo salto quantico verso l'uno, che è quello che poi auspicano tutti quanti i percorsi spirituali. Io questo è quello che auguro a ognuno dei partecipanti. Spero di essere entrato, sì, di essere entrato con 10 minuti d'anticipo sulla fine, che ti faccio recuperare anche 10 minuti sulla scaletta. Ne approfittiamo assolutamente invece di questi qualche minuti in più, in attesa della prossima ospite che dovrebbe arrivare tra poco. Per approfondire il tema della meditazione di Anna Maria, perché il discorso, abbiamo accennato prima, io parlavo prima del campo del punto zero, in realtà avevo parlato della scienza dell'intenzione, che era il libro di Taggart, però c'è anche l'altro, che è il campo del punto zero, che è estremamente interessante, del campo delle infinite potenzialità, quello in cui la dualità, per l'appunto, si esce, è un gioco diverso. Quindi quel tipo di meditazione, visto che insomma c'è l'indicazione, abbiamo questa possibilità, adesso non la possiamo fare in diretta, però insomma chi ci segue potrà poi prenderla nel link, come possiamo utilizzarla al meglio? È una meditazione, c'è qualche indicazione che pensi sia utile darci? Nella descrizione del video ci sono delle indicazioni, una challenge di 21 giorni per fare questa stessa meditazione tutti insieme per alle 22, e questa è l'indicazione. Poi in realtà la connessione al campo del punto zero non è altro che la connessione al campo della pace, perché la pace è la manifestazione di Dio, è l'energia proprio di Dio. Quando si parla di pace si parla di Dio, e quindi questo tipo di connessione, farla, aiuta a fare proprio il lavoro di cui parlavo prima, cioè di trascendere la dualità e di arrivare nel campo di pace. Quello che ho detto, diciamo, è come se fosse propedeutico poi per fare questo tipo di lavoro, però secondo me finché dentro di noi sottilmente continuiamo ad essere arrabbiati con il lato oscuro, eccetera, eccetera, possiamo fare le meditazioni che vogliamo, non riusciremo mai a essere liberi in realtà da questa dualità.
Quello sicuramente ci aiuta tantissimo, per esempio, con lo strumento di Anna Maria per riportarci sul. Lei ha questo dono di poter guidare le persone ad arrivare in connessione con una parte più profonda di sé. E che non è poco, insomma, è poi un'esperienza che la farete, chiunque vorrà. È molto, molto bella. Io poi ne ho fatte tante perché ogni mese ne abbiamo una diversa nei nostri training, quindi insomma. Sì, diciamo che la sfida più grande effettivamente è quella di riuscire a non rimanere agganciata nel quello che tu chiamavi il teatro della recita tra il bene e il male, che nel momento in cui ci focalizziamo nel polarizzare, ne abbiamo parlato insomma da più direzioni questa mattina, questo argomento, no? La polarizzazione che possiamo di fatto alimentiamo ognuno di noi quotidianamente, anche solo prendendo posizione, sono pro di ciò, sono contro di ciò, sono per la posizione di un tipo o dell'altro. È la grande difficoltà che abbiamo tutti quanti. Adesso tu hai fatto esperienze anche forti, esperienze sciamaniche, sicuramente hanno aiutato. Ti ho disattivato il microfono perché il vento maltese è terribile. Quando non parli tu si sente il vento che parla quasi quanto te. E quindi dicevo, il fatto della polarizzazione è una sfida perché comunque non ricordo da chi avevo sentito questo spunto, però insomma il fatto che c'è difficoltà da parte nostra di integrare la dualità. Preferiremmo, io quantomeno poi sono molto sensibile a questo, preferirei un mondo tutto rosa confetto e a discapito del fatto che invece la negatività esiste e non si può trascendere nel momento in cui tu, finché non lo accetti. Quindi penso che sia il tuo vento, ulula fortemente. Quindi, se hai un'indicazione rapida, insomma, un'indicazione conclusiva sul come operativamente, oltre che con la meditazione, si possa pensare di fare pace con questo lato oscuro, con questa dualità, anche qualcosa, insomma, di più operativo che possa essere messo, che possa essere dato come consiglio, se hai qualche cosa da aggiungere in merito. Allora, sicuramente suggerisco di riascoltare il mio intervento più volte perché ho dovuto riassumere tante tante cose in poco spazio, però concettualmente per poter operare questo perdono dobbiamo comprendere che tante persone hanno bisogno per evolvere della sofferenza e quindi quello che noi osserviamo dall'esterno, che ci sembra negativo in assoluto, e quindi nessuno di noi farebbe mai una guerra, nessuno di noi butterebbe mai giù le torri gemelle con 20.000 persone dentro, nessuno di noi farebbe mai tante cose che sono state fatte nella storia dell'umanità, pensiamo alla Chiesa, pensiamo ai governi delle nefandezze più assurde che hanno fatto, ma perché noi, non è nella nostra natura, chi sta facendo queste cose sono proprio anime preposte per farci evolvere con la sofferenza e dobbiamo comprendere che molte delle persone su questo pianeta hanno bisogno di questo. E quindi non possiamo permettere che noi giudichiamo da dentro alla giostra, giudichiamo, no, per ora queste regole non mi piacciono. È una forte presunzione che noi abbiamo. Se quello che sta avvenendo è perché fa parte del disegno divino. Se c'è un piano divino e se Dio è perfetto e lui ha fatto questo piano, vuol dire che noi dobbiamo riuscire a sviluppare la capacità di vedere la perfezione anche nelle guerre, perché pensa un attimo solo nella guerra, oppure anche nella malattia, come c'è stata la pandemia, eccetera. Quante persone che non hanno mai creduto in Dio si sono messe a pregare? Quante persone che magari pensa uno che sta in Ucraina sotto i bombardamenti? Ci sarà stato qualche ateo o ci sarà stato qualcuno che avrà avuto bisogno di Sì, no, appellarsi a qualcosa di più profondo? sicuramente queste cose stimolano, quello dicevamo poi anche noi, insomma, non avremmo fatto questo evento, avremmo continuato ad occuparci di lavoro sicuramente se non ci fosse stata questa esigenza, così come probabilmente devo confessare, Azione Ikigai forse non sarebbe nato se non ci fosse stata la spinta della pandemia. Hai ragione, nel senso che in quel momento, 2 anni fa, la mia pressione era ok, come facciamo per aiutare più persone? Quindi è vero. Sicuramente questi sono andati. Certo, poi diventa difficile. Poi, vabbè, io ti conosco da più tempo, tu hai delle visioni estremamente particolari, diciamo, fuori dal coro, sulla visione di come le cose sono, e quindi può non essere magari semplice per chi non ti conosce prendere misura con queste tue posizioni. Però conoscendoti, insomma, so che c'è un lavoro
Diciamo che il tuo è un lavoro, ci sono gli yogi, quelli più bhaktici di cuore, e poi ci sono quelli viceversa più di azione, i kundalini yoga, che passa attraverso l'evolvere anche i nostri istinti più bassi, ed è una sfida. Quindi insomma, diciamo che la tua voce è una voce forte che bisogna prendere con il contagocce, perché è una posizione che può insomma scuotere intensamente gli animi, però... Ti ringraziamo intanto. È l'energia maschile di cui abbiamo bisogno di questi tempi, del guerriero della luce, perché è l'energia maschile sana. E infatti lo stavo pensando la stessa cosa mentre ascoltavo i precedenti relatori, che hanno tutti un'energia meravigliosa femminile, e quindi ho pensato, quando arriverà il mio turno si sentirà forte l'impatto. E quindi mi dai conferma che si è sentito. Ci vuole quello e quello, ci vuole quello e quello, non c'è niente da fare. Anche questo parte della necessità di integrare gli opposti, che è la cosa più difficile, perché oggettivamente... Come si diceva prima qualcuno, la guerra e la pace sono due parti della stessa medaglia, e più che altro è che è difficile probabilmente anche integrare questo, no? Ognuno di noi a livello personale amiamo pensare di essere delle brave persone, poi magari ad autostima siamo messi malissimo, questo è abbastanza diffuso, però amiamo pensare che noi non faremmo mai quelle cose, quando viceversa, se poi spostiamo l'attenzione, magari io faccio la guerra al mio capo o al mio collega in continuazione, o faccio la guerra al mio partner, o faccio la guerra, e queste cose non le pensiamo, e quindi questo ci riporta, con una modalità un po' energetica tosta come è stata la tua, a ricordarci che il primo modo che abbiamo per cercare di portare un contributo è quello di lavorare in noi principalmente. Quindi, mio caro, noi ti ringraziamo. Aspetta, che mi sono dimenticata, io ho parlato e non ho aggiunto le mie socie qui, che ti salutiamo, beato fra le donne, nell'energia femminile. Grazie a tutte. Grazie a voi per arginare la mia energia maschile. Esatto. Grazie, grazie a tutti.